La potenza della resurrezione. La tua ambizione è conoscere meglio Gesù? Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme a lui nella sua morte. Filippesi 3:10. Analizziamo un altro aspetto del conoscere Cristo, la comunione delle sue sofferenze. Cosa significa? Posso partecipare con le mie sofferenze al sacrificio espiatorio che paga per il peccato di Cristo? No! Il sacrificio di Cristo, che è stato fatto una volta sola, è sufficiente per espiare tutto il peccato del mondo. Ebrei 9, 24-28. Né tu, né io, né nessun altro può fare nulla. Sarebbe del tutto inutile. Ma allora perché si parla di comunione delle sue sofferenze? Perché siamo resi conformi a Lui nella sua morte. Cerco di spiegarmi. Quando noi decidiamo di amare Gesù, rinunciamo ai desideri della nostra carne, ai nostri pensieri malvagi, e facendolo è come se noi morissimo a noi stessi, per poi rinascere nuovamente riconoscendo la potenza della resurrezione. Sapevi che la resurrezione di Cristo non è solo un evento storico? I suoi effetti li puoi sperimentare tutti i giorni della tua vita. Tu puoi scegliere la luce invece delle tenebre, la verità invece delle bugie, l'amore invece dell'odio. Puoi scegliere la vita invece della morte. Questa è la potenza che Gesù mette a tua disposizione sempre, e nessuno può togliertela, nessuno può spegnerla. Questa potenza è più forte della morte, ha vinto la morte una volta per tutte. Tu ce l'hai a disposizione, cammina in questa potenza. La potenza della resurrezione è per te, sempre. Grazie di esistere. Emmanuel Go.